molto più semplice dire lo faccio domani, rimando domani, domani comincio la palestra, domani parlerò con questa persona, domani, domani, domani. Fai qualcosa oggi che ti renda fiero di essere quello che sei, perché le tue azioni di oggi determineranno la persona che sarai domani. Quando ero piccola venivo presa in giro perché ero eccessivamente magra e quando andavo allo zoo tutti i panda si innamoravano di me perché avevo delle occhiaie e degli occhi neri che affascinavano solo quel tipo di animale. Passavo le mie sere a studiare, leggere, studiare, leggere, leggere, studiare, studiare, leggere, veramente a non rimandare mai a domani, perché io ero già in una situazione in cui non volevo stare, volevo assolutamente cambiare il mio modo di essere, il mio modo di presentarmi agli altri, quindi ogni giorno mi impegnavo al massimo per poter essere qualcosa di diverso, perché la Anna Laura che ero non mi piaceva assolutamente. Aspettare domani, fai adesso un'azione, qualcosa. Quando mi guardo intorno vedo tantissime persone che non si vedono, si vedono semplicemente come dei bruchi, non vedono il loro potenziale, che si sottovalutano. Probabilmente ci sei anche tu, ma quello che le persone dicono su di te non dice assolutamente niente o molto poco su di te, ma dice molto su quello che sono loro come persone. Se anche tu ti senti che puoi dare molto di più, allora fai oggi un'azione che può renderti migliore, non aspettare domani, domani avrai un'altra scusa. Decidi oggi che cosa puoi fare, che cosa vuoi migliorare, su quale situazione ti vuoi incanalare per essere una persona migliore. Non guardare gli altri, non guardare dove sono o perché non sai da dove sono partiti. Guarda te stesso, dove sei ora e dove vuoi arrivare e fai un passo alla volta. Solo così comincerai veramente a sprigionare e a liberare le tue ali di bellissima farfalla che sei.